gli occhi. Non era tra la lista degli innocenti. Era un delinquente, giusto, mio figlio. Giusto, avete ragione, avete ragione. E così ho fatto. Basta, non basta. Eccoci, allora. Mio figlio non è iscritto in elenco degli innocenti. Giusto. Una persona è molto gentile, è venuta a dirmelo. E io l'ho ringraziato. Ho preso tutte le carte che erano in record e l'ho mandato. Bravissima, bravissima. Perché mio figlio dall'altro mondo non voleva che io mi venissi come una cretina, sapendo che lui non era iscritto nell'elenco degli innocenti. Giusto, giusto. Questo era un altro dovuto. E pigliate le pasta. Allora signora, come dice il sindaco, che dov'era una persona speciale, era un atto dovuto da parte nostra, da parte di Libera, da parte di tutta la società civile. Sì. Noi nostro figlio dobbiamo ricordare ogni anno con l'elenco delle vittime innocenti. Sì. Ma lo ricorderemo anche in chinotti. Obbligo il chinotto, quando si fa. Sono contenta che mio figlio riposa in pace all'altro mondo. Giusto, giusto, giusto. E noi siamo pure contenti. È contento tutto il paese, ma non solo il paese, perché abbiamo comunque arricchito di una storia particolarissima, no? Sì. In questo elenco. Una storia di sofferenza, una storia di onestà, una storia, di coraggio di fatta parte di una signora che insomma era concetta, che è rimasta prima vedova e poi è rimasta dopo tre mesi mi lascia pure mio figlio. Ho sofferto le pene dell'inferno. Lo possiamo immaginare. Adesso, signore, è l'ora della rinascita, anche direi soprattutto per questo paese, perché dobbiamo, riscattando questa storia, riscattiamo anche la storia di questo paese. Sì. Perché... E figlia dei pasti, il generale Concetto. Ringraziamo anche il preside, perché è stata sempre una figura particolare, Il professore, il preside.